ma tu sei un compagno mio. Ma tu sei Roberto? Mamma mia, io assente ti ho riconosciuto. Ma sei venuto male, fu soldato? No, la verità proprio, sono reduce, un colpeleo. Ma scusa, ma tu non stavi a Roma? E sto ancora a Roma. E come mai sei venuto a Napoli? Devo fare un concorso e se lo vinco mi passano di grado e mi trasferiscono qui a Napoli, è il mio sogno. E che lavoro fai? Sto lavorando sulla finanziaria. Ah, bravo! Ma lei soldo con te? Non, signore, sto lavorando sulla finanziaria del governo. Sono esperto di finanza, sono ispettore della finanza. Ah, e allora se vieni promossa diventerai il capo della finanziaria. E dallo, qua finanziaria. Io sono della finanza e se vinco divento ispettore capo della finanza, capito? No? E sta cercando un albergo qui a Napoli. Ma quale albergo? Ma quale albergo? Ma ti presento un padrone di casa mia, quello canuscia a mezza Napoli, sicuramente ti troverà un posto dove alloggiare, non ti preoccupare. Scusa, ma non ci siamo nemmeno abbracciati. E abbracciamoci, da tanto tempo che non ci vediamo. Vedi che bella che ho avuto, vedi? Buono. Pittasi posto letto. Fa una cosa, aggiungici più Vitto, così sai che facciamo, mi cucina e ci guadagniamo la cosa. Bravo, dici? Ottima idea. Buona idea. Vai. Più Vitto. Bello grande però. Vabbè. E se leggi, guarda, pittasi posto letto. Più Vitto. Più Vitto. Va bene così. Vabbè. Un attimo, fuori palazzo. Ma che facciamo? Dove andiamo? Vieni con me. La faccia, vale. Buongiorno. Voglio presentare un mio vecchio e caro amico, dottor Gargiulo. Piacere mio. Signore, viene da Roma, viene per fare un concorso e io gli ho detto che tu conosci mezza Napoli e gli vuoi fare qualche cortesia e gli puoi procurare un'abitazione. È capitato giusto a proposito, io in questo momento io e mia moglie stavamo mettendo questo cartello qua fuori per cercare un posto letto vicino al vostro amico, il caro amico Sub. Amico mio? Io non tengo amici che fanno i Sub. No, oh, ma che avete capito? Io mi riferivo all'amico vostro Roberto. E tu fai il Sub all'età tua? È una storia vecchia, poi siete contenti di dormire vicino al vostro amico d'infanzia? E come no? Scusate, visto che devo rimanere qua, ma posso dare una rinfrescata al viso? E come no? Qua ormai siete a casa vostra. Lucia, facci vedere il dottor Gargiulo dove si deve sciacquare la faccia. È un piacere, dottore, vi accompagno, andiamo. Lucia, la saponetta 2 euro. E perché l'asciugamano no? E l'asciugamano 3, come sempre. Ma io non capisco, ma proprio vicino a me me li doveva mettere. Ma perché non mi fa piacere? Che buoni spazi, c'è la sola. Qui subito, i soldi che mi avete avuto, poco, non bastano più. Ma eravate più contenti se ve ne cacciavo. Mo basta, mi sono scucciato. E non mi chiamare più Sub, mi tengo un bello nome, sai, capito? Ma io non capisco perché vi offendete. Sub è il diminutivo di sub affittuario. Voi per me siete un sub normale. Normale. Ma piuttosto l'amico vostro che fa? Sta bene a soldi? Si sta bene a soldi. L'amico mio è ispettore di una grossa azienda. E la rondressa. Hai capito, moglie? Visto ci potesse salvare uno piezzo a tutti quanti. Quei Sub, allora voi perché non ci parlate? Ci fate fare un bel pezzo, ci salvate un pezzo, avete capito? Sì, parlate pure per me perché devo pagare le bollette. Ma che sto sempre mio? Donna, ma non vi preoccupate, penseremo prima a voi e poi a noi. Sì, ma mo papà è brutto, casomai più tardi, ci sta arrivando. Il bagno è piccolo, ma è accogliente. Ma 3 euro, manca asciugamano, marato. E vedrete che anche per la spesa resterete molto soddisfatti. Sì, perché quasi mangia pure, siccome cucino io, cucina casareccia, è buonissima e non spendete molto. Ma la cucina è dietetica. Dietetica? Ma che dici chi sei dietetica? Non ti preoccupo, facciamo 2 patate scavurate. Ah, buono. Ma voglio sbuzzi fammi. Donna Lucia è la regina della cucina. Grazie, donna Male, grazie. Ma io sono fatto suo, ma...
E va bene, mi avete convinto. Resterò a mangiare qui con voi. E non ve ne pentirete. Scusate, ho finito le sigarette. C'è un tabaccaio qua vicino. Sì, e lo tenete davanti a voi. Siete pure tabaccaio. Ma quale tabaccaio? Onestamente, contrabbandiere. Che sigarette fumate? Diana! Moglie, un pacchetto di sigarette al dottore. Eccolo qua, ce l'ho proprio di spiccio per voi. Ho notato che avete condizionatori d'aria in tutto l'appartamento, anche nel bagno. E per far sentire a loro agi i clienti come voi. Certo che vi costeranno parecchio. Ma dove andrà questo? Kill si è attaccato con popolo la luce che fuori. E non pava neanche tanto, perché si è affacciato o dunque esterno del palazzo. Ah, ma fa piacere! E se no come facessimo a tirarne anzi? Ah, sta arrivando tua figlia. L'ho visto. Buongiorno, papi. Buongiorno. Il postino mi ha dato questa multa. Che ne faccio? Prendila e straccialo come facciamo sempre, va? Come? Complimenti! E questo non è niente. Questo lo fa con la tazza della spazzatura, con la tazza del soggiorno, con la tazza di tasse, dove le tasse, sai che fa? E guarda, e sputa coppia e butta di tasse passata. Mio marito è uno scassatasse. Modestamente. Scusa, ma il portiere, tu lo conosci da parecchio? Sì, io sto in subaffitto con lui da più di 20 anni. In subaffitto da più di 20 anni? Scusate, ma voi questi subaffitti li dichiarate? Scusate, ma in che senso? Ci pagate i contributi statali. Ma voi forse state parlando di tasse? Esatto. Giumino, ma che state dicendo? Che nessuno paga le tasse. Avete sbagliato palazzo. Ma sono tutta amici di voi, già, ci mancassi, pagassimo puretta. E se siamo proprio a posto. 7,30, 7,40, 7,50, IRPEF, ICI, BOL, BOL a K, BOL a là, 7,5, scusa. Ma venite le mappe, ci deve il cervello. Ma come? Non avete neanche l'assicurazione? No, Adena, però è Favaz. Me adesso mi fa avere anche il certificato di invalidità. È un alle! Ma perché? Che tenete? Io niente, e neppure la portiera. Ma grazie a te, dottor, che tengo la De Fier. Quello mio marito conosce tutti i componenti della sezione invalidi, avete capito? La commissione proprio, sapo come ha da fare. Dottor, qualsiasi cosa a disposizione, anzi, lo posso chiamare collega. Ma in che senso? Nel senso che anche lui dà i denari con l'interesse. Come interesse? Se piglia una miseria, affitta. Sì, ma piccole cifre, non presto soldi all'ingrosso come voi, eh? Io? Ma chi vi ha detto che io presto i soldi? Il sub qui presente. Tu? Scusa, ma non mi hai detto che lavoravi nella finanziaria? Ma come l'ha lavorato questa finanziaria? Ma allora sei ottuso! Finanza, finanza! Ma tu non ti dovevi trasferire nell'agenzia di Napoli? E se appunto dico, proprio le agenzie delle entrate di Napoli! Ma allora voi non siete l'ispettore della finanziaria? No! Ma come? Tu mi avevi detto che a chi si prestavi i soldi? Ma io così mi credevo! Ma non siete un agente di borsa voi? No, signora! E che siete? Sono un agente delle tasse! Mi presento, ispettore Gargiulo, della Guardia di Finanza, sezione tributaria! Tasse! Ma allora siete voi lo scassatasse, non lui! Piacere! Non credo sia un piacere, perché adesso devo fare un rapporto dettagliato di tutto quello che ho saputo! Ma non fai un piacere, io non tengo manca a forza. Sì, ma tu che già fa? Faccio tutte cose per te, che già fa? Sputa non faccio tu per me. Saranno...